È uscito il nuovo video che ho realizzato con Obi. Ti lascio il link in descrizione. Ciao Maker e bentornato anche questo sabato qui nel mio garage. Quest'oggi andremo a parlare di un argomento strano e diverso. Perché? Quest'oggi parliamo di stampa 3D. Esatto, è un po' strano parlare di stampa 3D con un sacchetto di cemento in mano. Però voglio darvi degli spunti per utilizzare questa tecnica, questa tecnologia, per altri scopi. Non per creare le classiche figurine che si vedono online. Qualcuno che ha realizzato un pupazzo, l'altro che ha realizzato il vaso. Ormai è pieno il web di questi oggetti. No, io voglio farvi capire che dietro questa tecnologia ci possono essere altri sviluppi. Sviluppi che in altri settori li stanno già utilizzando, come ad esempio nella gioielleria. Alla Maker Faire qualche anno fa avevo visto che utilizzavano la stampante 3D per realizzare il prototipo e successivamente per crearne uno stampo. Quindi quest'oggi andremo ad utilizzare la stampante 3D per creare degli stampi che mi serviranno poi per dei futuri progetti. Ma in particolare con uno di questi andrò a realizzare immediatamente un nuovo progetto. Ecco, questi sono due stampi che ho realizzato. Ne sto stampando un altro per un altro nuovo progetto futuro e successivamente avevo anche stampato questo qui. Ho utilizzato un filamento che non mi piaceva per niente, quindi ho detto una volta stampato lo utilizzo come stampo e poi lo butto. Ebbene, ho realizzato questi oggetti. Ma andiamo a vedere nella precisione cosa sono. Bene, allora, come vi ho detto, sono dei progetti anche futuri. Ad esempio questo qui mi servirà per un oggetto futuro, è un componente di quel progetto e è un semplice quadrato, tra l'altro abbastanza sottile, sarà usa e getta. Questo qui invece è un progetto, così voglio che diventi poi il mio oggetto realizzato in calcestruzzo, in cemento. Mentre questo qui è uno stampo in negativo. Tra l'altro ho fatto un errore, me ne sono accorto durante la stampa, ma rimedierò. Ovviamente avete capito, questa è la M mia, di Maker, Matley. E con questa M voglio crearne un progettino. Semplice, difficile, non lo so. Ad ogni modo è un esperimento per capire se questa tecnologia può essere utile per creare degli stampi. Partiamo dall'esperimento più semplice, e cioè realizzare un oggetto in cemento utilizzando questo stampo e anche questo stampo. Questo no, perché come vi ho detto prima, questo è l'oggetto terminato, quindi qui ci sarà un'evoluzione successiva. Prima di tutto devo andare a rimuovere tutti i difetti che ha realizzato la stampante o comunque qualche imperfezione, ma soprattutto devo rendere più lisce possibile le superfici in modo che non vengano poi riportate linee o particolari che non voglio nell'oggetto finito. Quindi al lavoro. Bene, una volta grattate tutte le imperfezioni, o almeno provateci, dovete bagnare con un po' d'olio tutta la struttura, la parte superficiale dello stampo. Un'altra opzione oltre all'olio è quella della vasellina, oppure un qualcosa di viscoso che comunque si attacchi alle pareti e faccia in modo che poi lo stampo si stacchi dalla sagoma di cemento che rimane. Quindi ora vado ad ungere d'olio e poi vado a prepararmi il cemento con un po' di sabbia. Fine. We'll be right back.
Bene, ora la mettiamo a riposare un attimo e poi in forno a 180 gradi. In forno per 15-20 minuti e poi è pronta. Scherzi a parte, il segreto per l'ottima riuscita dell'oggetto è fargli uscire tutte le bolle che ha al suo interno. Di conseguenza, battere. Bene, visto che ci sono, ora metto da parte questo qui. Ok, e ora faccio quest'altro. Questo è semplicissimo, ma mi serve per un prossimo progetto. Quindi, mannaggia a me, ho ammorbidito il cemento un po' più liquido perché mi serve, mannaggia, l'olio. Puliamo. Dicevo, ho ammorbidito il cemento perché mi serve inserire poi questo cilindro che è il pezzo che sosteneva l'uovo di Pasqua. Bene, ora metto da parte anche questa sagoma facendo attenzione perché si è rotta. Ho fatto il bordo troppo sottile e quindi si è rotto. Si è rotto! Dove la metto? Qui. Metto da parte anche il cemento che mi è rimasto e ora andiamo a parlare di questo oggetto. Bene, andiamo ora a togliere lo stampo, o almeno proviamoci, e vediamo se mi è rimasto il logo come avevo pensato all'inizio. Ecco qui il mio stampo. Ho fatto apposta a farlo rovescio perché così volevo farvi capire che voi dovete specchiare l'oggetto da stampare in modo che vi venga corretto. No, vabbè, avrò la M al rovescio. Ad ogni modo, il difetto che avevo realizzato in stampa qual è? Questo qui, ho lasciato tutta questa parte qui scoperta, quindi ora metterò un pezzo di legno di qua, uno di qua o comunque un tampone, qualcosa, e metterò un po' di cemento lì nello spazio in modo che vada a chiudermi come questa parte di qui. Poi, piccola carta vetrata e il mio vaso è pronto. Thank you.
Bene Maker, con questo progetto spero di aver stimolato ulteriormente la tua creatività. E ovviamente se il progetto ti è piaciuto, da una bella smartellata al pollice in su. Come hai visto, la stampa 3D non serve soltanto per creare figurine o vasi in plastica, ma può essere usata per mille altri scopi. Tra l'altro, torneremo su questo argomento proprio per realizzare un altro progetto di cui vi ho parlato all'inizio. Eccolo qui. Questo è l'oggetto che voglio replicare in cemento, quindi utilizzerò un'altra tecnica per realizzare questo oggetto, che poi andrà unito ad un pezzo di legno, ad un pezzo di plastica, ad un pezzo di ferro, chi lo sa. Se non vuoi perderti i prossimi progetti, ovviamente iscriviti al canale e attiva la campanellina, così ricevi anche la notifica per quando escono le live, come quella di lunedì. Non è andata benissimo per chi c'era, perché ho avuto problemi di connessione, però cercherò di risolvere per le prossime live. Ad ogni modo, lasciami ringraziare i Patreon presenti nel Patreon Wall che ogni mese collaborano con me. Do anche il benvenuto ai nuovi arrivati, quindi benvenuti a Paolo, Enzo, Alessio e Pietro. Benvenuti o bentornati, perché Paolo già c'era, nel Patreon Wall. Visto che siete nuovi, vi invito a commentare l'ultimo post relativo al concorso, così potrete vincere il premio di aprile. I maker di questo video sono Paolo, che mi ha inviato qualche foto delle sue realizzazioni e devo dire che fa dei capolavori veramente impressionanti. Complimenti veramente, Paolo. E il secondo maker di questo video è Peter, che invece mi ha inviato le foto della cuccia per il cane che ha realizzato lui. Gran bel lavoro. Complimenti anche a te, Peter. Se anche tu vuoi inviare le foto per vederle nei miei prossimi video, beh, inviale all'indirizzo email matleit@gmail.com. Io mi rimetto al lavoro per portare avanti nuovi progetti, ma ti invito a portare occhi nuovi qui nel canale, a fargli scoprire questi progetti. E ricordagli che ogni sabato c'è il video di Matley. Ciao, Maker!